I numeri parlano di un totale di 30.000 spettatori, se si considerano insieme ai 6.000 presenti nell'aviosuperficie di Foligno anche coloro che erano assiepati fuori e lungo le frazioni di Sterpete, Sant'Eraclio fino al confine con il comune di Spello. Tutti domenica 6 agosto con il naso all'insù per celebrare il centenario dalla costituzione dell'Aeronautica Militare Italiana, un secolo di attività ed impegno che viene ricordato con un calendario di appuntamenti che ha fatto tappa a Foligno, dove lo spettacolo offerto è stato quello della pattuglia acrobatica nazionale con le sue frecce tricolori. Alla manifestazione ha partecipato anche la presidente della regione Donatella Tesei, che in questa occasione ha annunciato per il prossimo futuro un progetto che coinvolgerà proprio il mondo aeronautico. Sarà un progetto che avrà il suo fulcro a Foligno, dove insiste una felice tradizione industriale legata al mondo del volo, ma saranno interessate anche altre città della regione. Al Foligno Air Show, in veste di aviere, anche il sindaco Stefano Zuccarini, che si è alzato in volo con il suo Aliante. Una giornata di feste e di grande attrazione turistica per l'Umbria e per Foligno, con migliaia di appassionati che già dalla mattina avevano invaso l'area dell'aeroporto, andando letteralmente in visibilio per le esibizioni acrobatiche più ardite della pattuglia, vero fiore all'occhiello del Made in Italy.